Buonasera, bentrovati di nuovo su Libero TV. È una puntata questa sera di Voci Transnazionali. Ci occuperemo di Venezuela, abbiamo già fatto altre volte, e abbiamo come ospite oggi due persone: Blanca Briceño, radicale, indio, amo diciamo definirla, resistente al regime chavista, molto noto già su Libero TV, e abbiamo ospite Roberto Lovari, giornalista, lo conosciamo come collaboratore di Radio Radicale per le corrispondenze dall'America Latina. Quindi con loro parleremo un pochino del Venezuela e di quello un pochino che sta avvenendo. L'argomento chiaramente è questo: all'alba di un post Chavez, con Maduro eletto presidente il 14 aprile per un soffio di voti, elezioni peraltro contestate dall'opposizione, facente capo appunto a Capriles, che mi pare di capire abbia ottenuto il riconteggio delle schede. Allora, è inutile fare misteri perché i tempi sono brevi, soprattutto sul web, è inutile fare misteri perché il confronto l'abbiamo organizzato per realizzare un dibattito tra visioni della situazione venezuelana non concordanti, e cerchiamo quindi di far emergere affinché con un dibattito si arricchisca l'approfondimento del tema. Ovviamente ringraziamo, diamo il benvenuto a Blanca Briceño, grazie di essere qui con noi, e a Roberto Lovari, grazie anche a te. Allora, io per farlo ovviamente farò soltanto da conduttore, come di consueto in questi casi, e partirei, se siete d'accordo, dalla fotografia che ciascuno di voi, dei nostri ospiti appunto, quindi dà del Venezuela, partendo dalle elezioni presidenziali, quelle con Chavez, poi la sua morte e quindi le seconde elezioni, quelle appunto contestate. A voi la parola per qualche minuto ciascuno, così facciamo più giri sui temi specifici, calcolando che abbiamo 30 minuti, senza accavallarsi con la voce. Prima Blanca e poi Roberto. A te Blanca. Bene, grazie, un grande saluto a tutti i Liberi TV che ci stanno ascoltando. Sicuramente la situazione del Consiglio Nazionale Elettorale dal 2004, noi sappiamo, e come resistenza propositiva non violenta affermiamo che il sistema è fraudulento in un modo implicito. Chavez ha vinto le elezioni con questo meccanismo e con questo Consiglio Nazionale Elettorale, che è un processo anche elettronico. Ricordo a tutti i vostri teleauditori che abbiamo in una puntata approfondito molto bene la modalità della frode elettorale, che è istituzionale, demografica, tecnica, elettronica e poi istituzionale. Quindi su questo avevamo parlato, solo che per il 7 ottobre del 2012 l'opposizione aveva riconosciuto nel sistema la trasparenza elettorale. Oggi non ci troviamo nella stessa situazione, perché apparentemente il candidato Enrique Capriles Radonski ha capito che c'è un meccanismo che non permetterà mai di arrivare ad un cambiamento dei risultati. Rispetto alla morte di Chavez, onestamente ripeto le stesse parole che avevo detto prima e che posso sostenere comunque, ed è questo: non abbiamo mai avuto un parte medico ufficiale, non ci sono, non c'è nemmeno una bolletta di defunzione, per cui non lo sappiamo esattamente né di cosa sia morto né quando, perché sicuramente c'è stata la pressione profonda molto grande del ex ambasciatore Cochés, che per aver difeso la democrazia venezuelana in una riunione alla OSA, all'Organizzazione degli Stati Americani, è stato immediatamente, non aveva finito di parlare che già il presidente del Panama lo aveva tolto dal suo incarico, ma Cochés aveva asserito che l'insepolto era mancato il 30 dicembre, era stata la morte cerebrale, e poi qualche giorno dopo, approssimativamente verso il 5 gennaio, le figlie avevano deciso di staccare la spina. Altri affermano che è mancato verso il 12
dicembre, comunque, visto che è un uomo che è vissuto nell'etere della mitomania, bene, è morto anche in mezzo a una circostanza di cui non si saprà mai la verità. Il feretro dietro il quale per 8 chilometri sono andati gli affetti al sistema era vuoto, non si sa veramente nulla, perché quello che si sostiene è che veramente sia mancato a Cuba, e quindi mancato a Cuba è stato messo in un'urna di cristallo sovietico, e quindi diciamo lui il territorio nazionale non lo ha in nessun modo ricontattato. Questo diciamo senza una versione ufficiale, indipendente, dove ci siano medici che possano asserire quello che è successo, cioè oramai non si saprà. Quando lo esumeremo magari troveremo che lì quello che c'è è un bambolone di cera. Ok Blanca, io ti fermo un attimo e do la parola a Roberto su questo sempre. No, io voglio fare una premessa per la chiarezza, non è che ci sono due visioni, che detto così potrebbe, qualcuno potrebbe credere che la Blanca è anti-sciavista e io sono sciavista, siamo tutte e due anti-sciavisti. No, io parlavo di visioni sui dettagli, poi ovviamente solamente certo. Solamente io sono molto contento che i venezuelani non hanno ascoltato le cose che dice la Blanca, perché se no non avremmo avuto quel risultato eccezionale, ma non sono io, lo dicono tutti i commentatori sudamericani, che ha ottenuto Cabriles Radonski, che ho sentito le trasmissioni passate, è stato giudicato collaborazionista e pseudo opposizione. A me questo giudizio così duro, così non corrispondente alla verità, sulla opposizione in Venezuela la reputo sbagliata e ingiusta. Questo radicalismo di posizioni poi è quello che ha consentito a Chavez di governare dal 98, perché quando una opposizione tenta un colpo di Stato come nel 2002, nel 2005 non partecipa alle elezioni, consentendo a Chavez di prendere tutti i membri del Parlamento, queste sono le posizioni, perché è vero che ci sono forse dei brogli, però bisogna dare atto a Cabriles che ha il coraggio. L'altro giorno c'è una dichiarazione del ministro Varela, del ministro per gli affari carcerari, che ha detto che sta preparando la cella per Cabriles. Allora, sentire Blanca, una figura dell'opposizione, che dà questi giudizi così negativi sul tavolo, il MUD, che è il tavolo dell'unità democratica, che ha raggiunto un grande risultato, perché ha raggiunto l'unità. In Argentina, per esempio, le opposizioni perdono sempre perché sono divise. In Venezuela Cabriles è stato capace, è stato sconfitto, certo, a ottobre, e c'è stata ancora la sconfitta ancora più pesante, quella per l'elezione dei governatori a dicembre, ma Cabriles non si è arreso, perché se si getta il seme del sospetto che c'è la frode, e probabilmente c'è, gli elettori della opposizione in Venezuela non vanno a votare, perché votare in Venezuela è un atto di coraggio. C'è stato un servizio bellissimo del Nuevo Era, un giornale in spagnolo di Miami, che ha detto che la gente ha votato con paura, è stata minacciata sui luoghi di lavoro, è stata minacciata di essere licenziata, perché per esempio quando ci fu il famoso referendum revocatorio degli anni 90, le liste di quelli che avevano firmato per far fare il referendum per la rimozione di Cabriles furono
perseguitata, andarono nelle mani dei sciavisti e ebbero una serie di vendette. A me mi sembra, ecco, sbagliato e ingiusto, oltre che politicamente sbagliato, perché io parlo come italiano che ha avuto, forse Branca non la conosce, ma noi abbiamo avuto l'Aventino, l'opposizione negli anni nel 24, dopo il delitto Matteotti, si ritirò sull'Aventino, abbandonò il Parlamento consentendo a Mussolini di costruire poi il suo regime fascista. Lo so che è difficile, io devo essere sincero che ho una grande, invece, a differenza da Branca, una grande stima, una grande ammirazione per la opposizione, per questo Cabrines che è stato insultato, addirittura è stato, ricordiamoci, Chavez quando lo chiamava di ebreo, perché Cabrines, il nome della madre è Radonsky, e Cabrines ha ricordato a Chavez che i suoi nonni, i suoi antenati sono finiti nei campi di sterminio nazisti, e quindi il riferimento Maduro lo ha addirittura, perché in genere poi gli ebrei, l'accusa classica è comunista, ebreo e gay, no? Lo ha anche accusato di essere gay. E Cabrines invece ha realizzato un miracolo, perché io non so come andrà avanti la situazione, quali saranno gli sviluppi, ma una cosa è certa, ma non la dico io, la dicono i commentatori più attenti, lo sciavismo è morto. Quello che è successo, per esempio, quando fu destituito con un putsch Perón, nacque il peronismo, lo sciavismo il 14 di aprile è finito, perché nelle migliori condizioni possibili per lo sciavismo, con Chavez che era morto da poco, il possesso totale dei mezzi dello Stato, Maduro faceva 5 ore di televisione al giorno, cioè tutto di tutto. Eppure Maduro è riuscito a vincere appena per 265.000 o 270.000 voti contestati. E quindi l'esatto contrario di quello che dice l'amica dell'opposizione. L'opposizione ha dato una lezione di coraggio e di democrazia. Non credo che sia una pseudo-opposizione oppure che sia una opposizione collaborazionista. Questa gente che sta in Venezuela, e chiudo perché dobbiamo alternarci, che sì, deve rendere vivace la manifestazione, poi voglio tornare sulle cose del Papa sudamericano che vanno chiarite, secondo me. Io sono laico e agnostico, tanto per fare la prima, però sono importanti sul piano anche delle cose che accadranno in Sud America. Questa opposizione va invece apprezzata e salutata per il suo coraggio, perché gente che da un momento all'altro può finire in galera, può subire un'aggressione della polizia segreta chavista, può vedere i propri cari ricattati e sottoposti a violenza. Quindi mi levo tanto di cappello per l'opposizione venezuelana. Blanca, a te a questo punto la replica, visto che mi sembra che sei già pronta per la replica. Beh, va bene, spero veramente poter coprire tutti i punti che il compagno Roberto Lovari ha toccato. Chiederei due piaceri soltanto a Roberto, veramente profondamente e con molta serietà. E chiedo rispetto verso di me, nel senso che io non odio a Cabrines, come lui ha detto. E poi vorrei che il mio nome fosse pronunciato completo, Blanca Briceno, nel senso che c'è una Blanca che appartiene allo staff della dittatura nel Venezuela, del Castro comunismo, e non vorrei mai essere confusa con questo. Quindi, partendo da questo punto, io rispondo. Sicuramente non sono per niente una persona che non ha informazioni sulla situazione della frode elettorale, in quanto produco un programma di radio nel quale ho intervistato almeno 10 o 12 esperti che non sono quelli del gruppo della Colina, che hanno mantenuto assolutamente e in un modo totalitario
il cosiddetto veredetto sul sistema elettorale venezuelano e sosteniamo, perché ho già chiarito all'inizio che sono resistenza propositiva non violenta, gruppo Aires Ven, eccetera, che comunque sono rappresentante della MUD per la giurisdizione del nord Italia, testimone principale nel seggio elettorale per e a favore di Enrique Capriles Radoschi, contro il quale certamente non sarò mai, perché è il candidato che i miei connazionali hanno scelto. Quello che non si capisce, e non si capisce dalle trasmissioni del signor Lovari, è che esiste un'altra Venezuela nel quale io già precedentemente al 14 ottobre, al 7 ottobre, avevo detto: l'8 ottobre nasce una nuova Venezuela e nasce una Venezuela che è costruita da movimenti, da nuovi partiti e da una quantità enorme di nuova politica, e che certamente deve poter spiegarsi come mai siamo arrivati a questo disastro nel quale è sommerso il paese. Ho avuto un programma molto lungo nel quale sicuramente convincevo una grande parte dei miei di coloro che ci seguivano per riconoscere i meriti della MUD, persone che conosco anche molto, le conosco personalmente, e nessuno toglie i meriti alla MUD. Ciò che stiamo dicendo noi come resistenza, l'abbiamo già sottolineato, era il bisogno che c'era di fare una serie di passi, di esigenze, prima di avere questa elezione, e la opposizione nel Venezuela non l'ha fatto, così come non ha voluto ascoltare l'equipe di tecnici di altissimo livello che per molte, molte occasioni ha denunciato la frode. Come dicevo, per esempio, non hanno mai voluto ascoltare la situazione del registro elettorale, che è uno dei tre punti, diciamo, non passo ad analizzare, cioè vedo quali sono state le altre accuse, perché io voglio un dialogo con Roberto e non essere accusata. La parola pseudo opposizione collaborazionista è propria del signor Marcos Polesel, che ha creato tutto un movimento che si chiama Movimento Liberal Democratico del Venezuela, e Marco utilizza questa parola perché io da radicale parlo della partitocrazia antidemocratica che evidentemente ha dato passo a questo disastro che noi stiamo vivendo. Il paese è in completa rovina, c'è un genocidio fisico, morale, culturale, spirituale in atto. Non sono veri i dati che ci sono, non si conoscono da moltissimi anni i dati. Quelli che si conoscono non sono del tutto veritieri, non è vero che la povertà sia diminuita, perché basta vedere come sono cresciuti, visto che tu Roberto probabilmente conosci molto bene Caracas e conosci così profondamente l'opposizione venezuelana, dalla parte dell'Urbina, da Petare verso l'Urbina, come si sono quintuplicati o decuplicati i rancio. E poi dire che i venezuelani, sì, va bene, ma lui ha detto per esempio che non è vero che i venezuelani non sono maturi per conoscere la verità, ed è questo che noi sosteniamo. Quindi non è vero che non sarebbero andati a votare se avrebbero saputo qual... Il referendum revocatorio poi è del 2004, non è del 98. E infine diciamo, in questo momento consideriamo che la situazione elettorale è solo politica. Il candidato Enrique Capriles Radoschi ha chiesto il primo passo, l'ha dato correttamente secondo noi, che fu
lo scrutinio del 100% delle urne elettorali. Se si va sul terreno tecnico, logicamente lì nessuno potrà vincere, e se ci sono, se indicano nuove elezioni, sarà quasi un impossibile vincerle. Poi per le ragioni, magari nella prossima tranche. Vai Roberto. No, io mi fa piacere aver ascoltato che, perché nella adesso la Brisegno, perché nell'altra trasmissione ricordo che Capriles veniva accusato di aver accettato il risultato elettorale prima che fossero emessi i risultati. Ma lasciamo stare. Qui ci sono due questioni, una questione anzi, prima, dopo pongo quell'altra. La questione che non viene fuori è, e qui avremo opinioni diverse con la Brisegno, perché Chavez, salvo una volta, è dal 98, hai ragione, ho sbagliato la data, il 98 mi riferivo alla prima vittoria di Chavez, ma io credo che basterebbe fare, mettere in televisione una foto di Caracas, perché tutti si renderebbero conto come Chavez è riuscito, salvo una volta che ha perso un referendum, a vincere. Certo, lei dice con la truffa, io su questo ho qualche dubbio, ma no, le ha vinte tutte anche con osservatori internazionali come il Centro Carter, una delle ultime elezioni. Ah, perché Caracas c'è un centro che sembra di stare a Parigi, a Roma, ai Parioli, e poi si alza gli occhi e si vedono i ranchitos, che sono le favelas, le borgate di Caracas, dove ce n'è una, Petare, che ha 1 milione di persone, di abitanti. Che cosa ha fatto Chavez? Però ha distrutto l'economia, ma ha fatto alcune cose. Ha portato, per esempio, le Misiones, che sono dei gruppi di medici che sono andati in delle borgate dove non avevano mai visto dalla loro nascita un medico. Ha portato i maestri da Cuba, è vero che ha portato, come dice la Blanca, anche i militari, i servizi segreti, ma la povera gente in uno stato profondamente ingiusto, perché il Venezuela ha goduto di grandi entrate finanziarie durante gli anni 50, ma lo stato che è stato costruito è uno Stato socialmente ingiusto, e Chavez ha saputo cogliere questo momento, e alla gente semplice, se vengono violate le libertà individuali o collettive, ma gli arrivano $100 alla fine del mese, se Chavez distrugge l'economia del Venezuela, come ha fatto, se in Venezuela alla fine c'è, cioè, il posto dove si muore di più del mondo, a Caracas, si muore di più che a Baghdad o a Kabul, non sono dati miei, sono dati dell'ONU che si calcolano secondo il numero di omicidi ogni 100.000 abitanti. Ma Chavez, con questo suo populismo, che è una delle malattie, il caudillo è una figura sociologico storica dell'America meridionale e dell'America del Sud, però io mi è capitato spesso di incontrare anche altre figure, gente dell'opposizione, ma noto, e me ne dispiace, un'incapacità di capire le ragioni sociali di quelli che hanno votato Chavez. Non erano tutti scemi o corrotti o cretini, e la gente che votava rispondendo, pensando di appoggiare un processo, perché è vero che Chavez ha diminuito la povertà da quando è andato al potere ad oggi, dal 49 al 29%, ma altri paesi, il Brasile, il Perù, il Cile, hanno dimezzato i loro livelli di povertà senza produrre il disastro economico in cui Chavez ha lasciato il Venezuela. Perché l'altra cosa a cui dovremmo parlare, rubo un minuto, è che il Venezuela si trova sull'orlo del baratro economico.
la recente svalutazione della moneta venezuelana, il bolivar forte, mi pare, del 33-34%, fa pochi giorni arriverà sui mercati, sui prezzi della povera gente. Già non si trovano alcuni beni primari, perché ormai il Venezuela, il disastro chavista, ha prodotto che l'80% di quello che consumano i venezuelani viene dall'estero. Poi si spiega perché tutti lo vogliono nel Mercosur, perché è un grande mercato, che compra, tutti ci vendono i loro prodotti, dal Brasile alla Colombia di Santos, dell'Uribe e di Uribe. Il Venezuela, l'altro giorno, la prima decisione, e io sono preoccupato di questo, che ha preso il governo, è quello di militarizzare l'apparato elettrico del paese. Che loro non dicono che i blackout che ci sono in Venezuela derivano dal fatto che non hanno più investito né nel mantenimento né nell'incrementare la produzione di energia elettrica, e la attribuiscono al sabotaggio. La mia preoccupazione è che le crescenti difficoltà economiche, i blackout, la necessità di fare il riconteggio, che già hanno detto con una... prima di farlo, tanto risultato non conta, uno strano modo di fare un conteggio elettorale. La mia preoccupazione è che, secondo la tradizione dei regimi autoritari, quando sono in difficoltà, la risposta tradizionale dei regimi autoritari è di scatenare, di crearsi, no, lo spettro del sabotaggio, dei servi americani, degli amici della borghesia. E quindi il Venezuela, credo che, io mi augurerei di no, perché spero che qualcuno accolga l'invito che ha fatto Rosa, il cardinale, la Chiesa, la conferenza episcopale venezuelana, ad abbassare i toni, a cercare di avere un minimo di comprensione fra le forze politiche. Credo però che questo sarà difficile, e vedo dei tempi molto duri per questo bellissimo paese. Io sono stato in Venezuela, sono stato a vedere anche le bellissime cascate dell'Angelo, un posto, il Venezuela, dei paesaggi bellissimi, e non si merita le disgrazie. Senti Roberto, allora tu hai accennato appunto a questi, in qualche modo velatamente, ma non tanto, a dei toni che in qualche modo ci sono un po' anti-imperialisti, insomma, retoriche che nel Sud America abbiamo già sentito. Allora, io ho letto che comunque sia emerge che ci sta uno strano legame, che è un pochino una coda del passato chavista, tra il Venezuela e Cuba. E quindi sappiamo certamente un sistema di economia insomma legato all'Unione Sovietica, al comunismo, senz'altro non liberale e così via. Di più, sembra appunto che ci sia veramente una che il Venezuela, da un punto di vista del potere, sia una sfera di influenza di Cuba e del potere cubano castrista. Ecco, volevo sapere su questo, sia Blanca che Roberto, che notizie avete, se è vero che in realtà il Venezuela è sottratto di una sua sovranità. A te, Blanca. Bene, però io devo assolutamente poter rispondere a questa ultima posizione di Roberto. Tanto io, per sapere che semplicemente... entrambi, tengo il tempo per entrambi, quindi non c'è problema. Ecco, va bene, ok. Perché sicuramente considerare che le persone che vivono nelle favele o nelle zone rurali non hanno mai visto un medico nella loro vita è un'affermazione veramente falsa, e questo è stato uno degli argomenti del regime castrocomunista per portare nel Venezuela un'invasione di 65.000 persone, tra le quali quasi tutte forse sono piuttosto militari nascosti. Non è, per esempio, questo lo posso dire con certezza, perché le diverse università avevano, ogni università e tutte le facoltà di medicina, obbligatoriamente i laureati dovevano fare ben 2 anni di medicina rurale. Che questo è stato un modo di penetrazione è un'altra cosa, penso che non è il tempo di approfondire, si può prendere tutti questi 2 argomenti come tema per un altro
dibattito tra me e Lovari se questo potrà esserci nel futuro. Sicuramente i programmi di alfabetizzazione del Venezuela sono stati meravigliosi. Il Venezuela ha vissuto momenti in cui aveva eradicato lepra e paludismo al 100%, cose che poi sono tornate con questi famosi medici che difatti l'insepolto è cadavere come risultato della gloriosa medicina del regime castrista. Voglio solo dire questo: noi venezuelani, quello che succede in questo momento, che è la cosa che mi interessa veramente, Gianni, discutere, è che noi in questo momento siamo contrapposti due sistemi di governo, due sistemi di esistenza, due sistemi assolutamente diversi di sociale, politico, economico e culturale. Questa è la vera situazione. Capriles Radonski ha chiesto il conteggio perché finalmente ha potuto ascoltare certi tecnici, neanche tutti, ma certuni dei tecnici che non sono del gruppo La Colina, e quindi forse per questo lui continuerà ad avere la forza di non arrivare, di non essere portato e lasciato solo sul terreno tecnico, ma riprendere il terreno politico, perché solo politicamente la situazione del Venezuela ha un'uscita. Che questi infiniti poveretti che sembrano morti di fame, devo dire che nessun governo nel Venezuela dal 1940 o da chissà qua, da tutta la nostra, dal 58 ad oggi, o al 98, meglio a dire, che è il periodo di democrazia, sarebbe potuto sopravvivere senza progetti sociali. Ti racconto solo uno che l'ha condotto dal Ministero di Educazione: in ogni liceo, in ogni scuola pubblica, che ci sono meravigliosi e che vengono addirittura dal tempo del dittatore Marcos Pérez Jiménez, con un livello altissimo di istruzione, si davano il mangiare, la colazione, e Carlos Andrés Pérez aveva stabilito il bicchiere di latte per ogni studente del paese. Quindi non è possibile che questa gente, i 3 milioni di poverissimi, questi voti li ha persi Chavez nel 2006 e non li ha mai più recuperati. Tu non puoi ingannare la gente che ha un figlio che dice che studia medicina, si fa 3 anni di marxismo-leninismo, stalinismo, e dopodiché va a uccidere persone, perché di questi espedienti ne abbiamo una grande quantità. Così come ci sono quantità enormi di medici cubani che sono fuggiti dal Venezuela, passano alla Colombia e vanno negli Stati Uniti, così come loro hanno fatto. Noi quello che interessa è far capire che esiste una frode montata assolutamente senza possibilità di smontarla, finché non si conosceranno proprio i particolari tecnici ed elettronici e di come questa viabilità di queste macchine si risolve. Perché tu non puoi dire che nel paese ci sono state elezioni libere e pulite quando c'è la coazione di una macchina che ti prende l'orma digitale che è accanto alla computatrice. Poi c'è una macchina che sa esattamente chi ha votato e dove, ed è per questo che loro poi sono in grado di andare a farli uscire dalle case, a queste delle missioni, che veramente hanno la speranza che si possa ritornare ad una situazione dove non c'è un quarto di milioni di Blanca, siamo in morti. chiusura, sentiamo Roberto che dice. Ecco, In benissimo. chiusura, Roberto, a te la parola. Rapido, due questioni. Io ho seguito i comizi di Capriles, e lui, uno che mi ha colpito in modo particolare e che secondo me
è una dei punti che gli ha dato questo grande successo, perché Capriles ha perso ma ha avuto un grande successo, nessuno si aspettava un risultato di questo tipo dopo la sconfitta di dicembre, dove su 23 governatori il regime ne aveva presi 20, caro Gianni, perché Capriles lui ha sempre ribadito: io i medici cubani non li mando via, le missioni le manterrò. Certo, non dovranno più fare propaganda ideologica, anzi, ai medici io gli darò anche il passaporto della missione, delle case, delle abitazioni. Ha detto: io la manterrò, solamente che le case non le costruiranno più gli ucraini o i bielorussi come faceva fare Chavez. Questo a significare che le cose che dicevo prima sulle famose missioni di Chavez, mi dispiace, ma hanno una loro efficacia. Come Cuba è stata salvata per la seconda volta, prima, no? Cioè, fu salvata dal fatto che dopo la caduta della Russia non arrivarono più i soldi e Cuba diventò il più grande postribolo del mondo a cielo aperto, con l'ingresso del turismo sessuale che andava a Cuba, si salvò. E adesso l'ha salvata Chavez. Quanti sono i miliardi di dollari che ogni anno il Venezuela dà a Cuba, si dice, in cambio delle prestazioni? I conti non ci sono, i conti non si sanno. 6, 7, 10 miliardi. E Capriles ha detto con grande intelligenza e grande onestà che lui manterrà i medici, i tecnici cubani, non via i militari, e non regalerà più il petrolio a Cuba. In questo momento la caduta del sistema chavista o di Maduro significherebbe il crollo totale di Cuba, che ormai ha il fallimento del castrismo, questa grande illusione che è una tragedia per l'America Latina. Un giorno ha prodotto dei bagni di sangue, milioni di decine di migliaia di giovani sono morti per inseguire questo sogno folle dei fratelli dittatori, di quell'altro fanatico che è il Che Guevara. Però Cuba in questo momento è nelle mani, e non è un caso di come è avvenuto il passaggio di poteri, perché Cuba non si è fidata a far fare le elezioni sotto la gestione del presidente dell'Assemblea Nazionale, ma facendo una forzatura lo hanno solo subito insediato nel potere e gli hanno fatto fare le elezioni da presidente, perché avrebbe dovuto coordinare le elezioni Deosdado Cabello. Soltanto Deosdado Cabello fa parte di un altro filone del chavismo, non del filone un po' nazionalista, un po' dei militari, mentre Maduro è l'uomo di totale, assoluta fiducia dei fratelli dittatori Castro. E quindi Cuba è stata uno degli argomenti di discussione della campagna elettorale, con Maduro che diceva: vi toglieranno i medici, vi toglieranno l'assistenza sanitaria, e Capriles intelligentemente ha puntato a raccogliere gli sciavisti delusi. Perché c'è un dato, non è il mio: il 70% della popolazione venezuelana appartiene a classe basse o medio basse, il chavismo prende il 50%, e Capriles si è reso conto che doveva andare al recupero dell'elettorato popolare che aveva votato in Chavez non perché voleva il socialismo del XXI secolo o la creazione di un sistema castrista comunista a Cuba, ma perché aveva portato avanti, ma non sono io, lo dice la CEPA, la Commissione Economica per l'America Latina dell'ONU, delle politiche sociali come hanno fatto in Brasile. Come hanno fatto in Brasile, perché tanto popolare Lula, che tra parentesi ha fatto pure un indecoroso video di sostegno a Maduro. Perché questi hanno capito che c'era, che le grandi masse popolari, io mi dispiace Branca Bisegna, ma ecco, ti ascolto, ma non sapevo che
ci fosse in Venezuela, quando ci sono stato, non l'ho visto, ci fosse un sistema sociale di welfare, di taglio socialdemocratico, come tu dici, mi dispiace, ma non sono d'accordo con te. Su questo Chavez ha governato, su questo Maduro ha cercato di costruire la continuità del sistema. Ma vedremo, il sistema si manterrà solamente con la violenza, con la prepotenza, con l'uso della galera, secondo le migliori delle tradizioni autoritarie dei caudigli sudamericani. Io vi ringrazio, abbiamo fatto anche più tardi, sono stati 45 minuti, siamo in ritardo di un quarto d'ora, è stato molto interessante ascoltarvi e io penso che se vorrete potremo anche fare degli ulteriori aggiornamenti sulla questione. Una cosa che, di cui volevo parlare e che purtroppo non abbiamo il tempo di affrontare è il rapimento di un statunitense recentemente appunto che è accaduto, ma questo lo dovremo affrontare, purtroppo abbiamo peraltro anche in diretta una trasmissione e siamo già in ritardo di un quarto d'ora. E bene, quindi io ringrazio. Grazie, io non ho potuto rispondere a Roberto tutta l'ultima parte, per cui rimane assolutamente a vuoto questo. Dico che Capriles ha vinto le elezioni, sosteniamo che la comunità, chiediamo alla comunità internazionale sostenere, e non si può riconoscere un presidente quando ancora noi nei nostri consolati non avevamo contato i voti, la frode elettorale esiste e noi possiamo cogliere i tecnici. Non sapevo che tu avessi vissuto molto, conoscessi così talmente profondamente il Venezuela che veramente, e io che sono stato persino insegnante all'università, ho lottato e vengo dal bordighismo, possa non volere nel mio paese un paese meraviglioso come lo merita, come siamo noi che siamo stati generosi con il mondo, e il mondo non alza ancora una voce per noi. Venezuela è libera, democratica e cosciente, e non c'è bisogno di andare a regalare e ad comprare le coscienze delle persone perché si mettano una camicia rossa addosso, e dare centinaia di migliaia di bolivari per ogni casa, per ogni rancio, purché vendano la loro libertà e la loro dignità. Per forza che avremo, continueremo con i progetti, con i progetti sociali, perché escano Blanca, sì, e perché possano essere capaci di portare la dignità del lavoro e della propria soddisfazione avanti. Blanca, devo chiudere. E mentre io esista come ultima voce, esisterà la libertà, e questo lo dico perché si sappia. Grazie. Ok, siamo tutti per la libertà, credo. Grazie ancora Blanca Bricegno e Roberto Lovari, e se riusciremo un nuovo appuntamento su Libere TV. Ciao. Grazie ancora. Ciao.